Questa settimana è stata molto intensa per la Commissione Ambiente. Segnalo il decreto legge 136 emergenze ambientali, che è in corso la discussione proprio in questi giorni, discussione in aula, preceduta dalla discussione in commissione e ancora prima della visita il fine settimana scorso nella città di Taranto, che ci ha fatto apprezzare purtroppo ancor più la drammaticità di questa situazione. Nel decreto però siamo riusciti ad inserire qualcosa di positivo, ci sarà una puntualizzazione migliore dei parametri per definire i terreni inquinati, ci sarà un'analisi anche delle falde acquifere inquinate sottostanti ai terreni inquinati, verrà riproposto lo studio epidemiologico Sentieri sulle aree inquinate e in qualche modo cercheremo in aula di lottare per una migliore assistenza sanitaria nelle zone inquinate, dove purtroppo c'è bisogno di un'assistenza maggiore, quello che abbiamo rilevato anche proprio nella nostra visita a Taranto. È stata la settimana dell'arresto di Cerroni e si spera che questo porti a un miglioramento della filiera della gestione dei rifiuti in tutto il Lazio. La settimana prossima arriverà la discussione del decreto di delegazione europea, molto importante perché si parlerà di valutazione ambientale, strategica, valutazione di impatto ambientale, importanti per tutti i progetti, quindi cose davvero cardine per la normativa ambientale. Arriverà anche il decreto Destinazione Italia, in cui veglieremo che le normative sulle bonifiche non vengano nuovamente stravolte e peggiorate.